L'ordinanza pubblicata ieri in tarda serata dal nostro sindaco Cateno De Luca ha escluso le scuole dell'infanzia e questa è stata una cosa veramente incomprensibile. Abbiamo cercato di capire, abbiamo pensato che fosse un errore. La prima io mi sono attivata per avere delle informazioni, perché poteva essere anche una svista. Invece con amarezza ho appreso che la scuola dell'infanzia era esclusa da quest'ordinanza. Ciò non è possibile perché i bambini, gli insegnanti, il personale fanno parte delle scuole. Come a rischio per i ragazzi della scuola primaria, delle scuole superiori, a maggior ragione i più piccolini. Tra l'altro, la scuola dell'infanzia comporta che arrivano tutti i genitori, li accompagnano personalmente, quindi c'è un grosso movimento sulle strade, le scuole dell'infanzia sono diffuse su tutto il territorio comunale. Tra l'altro, noi abbiamo due scuole dell'infanzia che sono poste in due siti a pericolo, alto pericolo idrogeologico, una nella zona di Bordonaro, l'altra, se non sbaglio, nella zona di Viale Giostra. E queste due scuole proprio sono una lungo un torrente, una fra due torrenti, addirittura quella di Bordonaro. Ciò, tra l'altro, con un sottopasso che spesso si allaga. Ringraziando il cielo, oggi c'è una bella giornata, però non è che possiamo sperare sempre nella buona sorte. Se fosse accaduto qualcosa, qualche allagamento, se fosse accaduto ciò che è accaduto ieri a Catania, non so come avrebbero potuto fare i colleghi a scappare dalle scuole, a evacuare, scusate, dalle scuole, come avrebbero potuto fare i genitori a raggiungere bambini così piccoli.